Federico Lemmi, direttore generale del Ponsacco, terza sconfitta consecutiva dopo la settimana che ha portato anche le dimissioni in blocco del presidente Donati e dei suoi più stretti, di alcuni dei suoi più stretti collaboratori. Da dove riparte il Ponsacco? Sicuramente si chiude una parentesi del passato e adesso col presente cerchiamo di costruire il futuro. È difficile perché siamo in un periodo veramente difficile, affronteremo da domani il mercato con sicuramente la partenza di alcuni giocatori importanti. E purtroppo noi siamo un'azienda diciamo che è a rischio fallimento, che deve pensare a fare anche calcio, però prima si sistema l'azienda e poi si pensa al campo, e quindi dovremmo fare un po' di rivoluzione, dovremmo pensare un po' di cosettine. Non è facile, però siamo chiamati a lavorare e proviamo a uscire da questa situazione. In questi giorni sono citati anche tanti voci, qualche nome di direttori sportivi in arrivo, nuove cordate in arrivo. Possiamo provare a fare un pochino di chiarezza? Allora, per quanto riguarda la società, essendo diciamo una proprietà, esiste, c'è, è praticamente diciamo gestita dalla dottoressa Lelli, che ha praticamente le quote della proprietà di Bonfiglio, quindi praticamente una proprietà esiste, un 98% c'è, e facciamo capo a lei per tutto quello che riguarda budget. È una società che va avanti con le erogazioni liberali sin da quando è partita, quindi c'è da partire da questo primo punto. Non esistono cordate, e anche se ci fossero, ma non ci sono, e vi posso smentire veramente tutte le voci che ho letto, cose che ho letto anche stamani, sono frutto magari dell'immaginazione o della mancata comunicazione, che molto probabilmente è la problematica più grossa nostra, perché ad oggi il Tribunale non vuole grossa pubblicità intorno al Ponsacco, quindi alcuni aspetti non si possono trattare e dovremmo essere bravi, se si vuole bene al Ponsacco, a cercare di limitarci al campo, che ad oggi sinceramente è difficile, perché capisco che sia difficile, perché è innegabile che oggi abbiamo dei problemi. Non sono in arrivo nemmeno nuovi direttori sportivi, sono girati nomi? Allora, nomi sicuramente io devo parlare con delle persone. Pinzà, parliamoci. Ma Raffaele è un amico, l'ho sentito, quando ho saputo che praticamente erano uscita tutti, e anche Andrea era in uscita, io un direttore sportivo lo dovrò fare, e quindi vediamo. Raffaele è un amico, ma che non viene a Ponsacco. Raffaele è un profilo che a breve credo che andrà nei professionisti e vuole bene a Ponsacco, ma non sarà il prossimo direttore sportivo del Ponsacco. Sono l'ultima cosa, almeno da parte mia, in settimana potrebbe esserci, stai lavorando, potrebbe esserci qualche novità, qualche cambiamento? Ma ad oggi siamo rimasti la proprietà, quindi Isabella Lelli, io come direttore generale, un responsabile marketing Fabrizio De Pecchia, un direttore della comunicazione che sei te, Francesco, e poi dopo diciamo che ho delle persone che ieri sono venute, e qualcuno anche con le lacrime agli occhi dicendo adesso se hai una proprietà sono pronto a lasciare, qui non ci sono proprietà, dovrò fare un team manager, dovrò fare un direttore sportivo, un segretario e un custode. Però le tempistiche non lo so, se domani dobbiamo iniziare a fare il mercato inizieremo intanto io e il mister, perché Luigi Parluca rimane con me insieme al suo staff fino in fondo, abbiamo preso insieme una strada e la portiamo in fondo, comunque andrà a finire. Casuale la presenza del presidente del Real Forte Querceta Mussi sulle tribune? Ma credo che abbia voluto evitare magari di andare a soffrire forse a Seravezza, e magari è venuto a vedere qualche giocatore che gli potrebbe interessare da noi. C'è qualche uscita sicura? Si parla di Casciagli, Papi, Raimo. Ci sono delle uscite sicure, sicuramente noi non siamo in grado di poter garantire a persone che mantengono la famiglia un rimborso o uno stipendio con cadenza mensile, perché noi andiamo in base ai flussi che ci arrivano dalle erogazioni e alle sponsorizzazioni, non abbiamo altri tipi di entrate ad oggi. A breve poi io spero che parlerà anche la proprietà, perché credo che di questa situazione dovrà chiarire alcuni aspetti, ma spero a breve. Non si è visto nessuno dei vecchi dirigenti all'infoti di innocenti? No, signore, ma non è nemmeno facile. Cioè, ieri sono stati ringraziati e io ero qui dentro a lavorare perché c'era da preparare oggi, perché sono rimasto solo con Massimo e il resto delle persone. C'è un rapporto, è sempre stato un rapporto sincero fino all'ultimo giorno. È giusto che oggi non siano stati qua. Bisogna essere onesti e sinceri, non si può fare una colpa.